Ed eccolo qua, ben arrivato Simone Dovigo, un ingresso più spettacolare di così non poteva esserci. Allora, ma tu proprio senza bicicletta non ci sai stare? Diciamo che faccio fatica. Ecco, allora, com'è nata questa passione? Ah, questa passione è nata, niente, guardando in realtà, prendendo ad esempio un amico che mi ha portato una volta, che eravamo ancora al liceo, sull'argine del Po, e da lì basta, non ho più smesso. Dopo ho fatto una serie di imprese, ho girato in Europa, insomma la bicicletta adesso dorme con me, per dire, quindi. Noi naturalmente racconteremo tutto questo, tra l'altro la tua passione è diventata una professione, avremo occasione di parlarne durante questa serata. Intanto prendi pure posizione, sistema la bici, fai pure con tranquillità che intanto io presento i nostri ospiti in studio, oltre naturalmente a Simone che abbiamo già presentato. Buonasera naturalmente, buonasera a tutti voi a casa e ben ritrovati a Salute 3.0. Allora, Simone Dovigo, ciclista per passione, ma ora anche per professione. Un saluto naturalmente anche ai miei due colleghi web conduttori, Luca Veronesi Vittoria e Tomasi. Buonasera, buonasera a tutti. Abbiamo appena visto un esempio di esercizio fisico ed è già una domanda che, come mai sapete, caratterizza Salute 3.0, cioè voi a casa solitamente durante la settimana fate esercizio o no? E sapete a quale rischio andate incontro se non lo fate? Ecco, qua abbiamo gli esperti, sapete, diretta Facebook, commentatela che così noi inoltreremo le domande agli ospiti in studio. Che adesso presentiamo. Vittoria, esatto, altro ma non momento? Solo, perché parleremo anche di vaccini, quindi abbiamo già fatto partire i nostri sondaggi sui social dove vi chiediamo se voi vi vaccinate contro l'influenza, ma anche se avete vaccinato i vostri bambini. Se avete dei dubbi, delle perplessità, questa può essere l'occasione giusta per poterla chiedere ai nostri esperti in studio. Oltre al canale social abbiamo anche potete anche scriverci su WhatsApp al 346 62 36858 oppure potrete mandarci un SMS al 366 6348 998. Allora, grazie e naturalmente un benvenuto ai nostri ospiti che adesso presentiamo velocemente. Vaccini e movimento, partiamo subito dal professor Giovanni Gabutti, docente di igiene pubblica e preventiva dell'Università di Ferrara ed è il nostro esperto di vaccini. Buonasera, buonasera, benvenuto. A tutti. Il dottor Antonio Vitella, specialista in ortopedia, buonasera, buonasera anche a lei. E il dottor Michele Felisatti, specialista in attività motoria adattata, buonasera, titolare di una palestra innovativa e un po' avveniristica che stasera, ma insomma, cercheremo di conoscere insieme un po' alla volta. Buonasera e benvenuto. Buonasera. Allora, abbiamo voluto intitolare questa puntata Le stagioni dei vaccini. Perché? Perché in autunno c'è la campagna per la vaccinazione anti-influenzale, però proprio in questi giorni si è concluso anche il periodo utile per fare le vaccinazioni scolastiche obbligatorie, insomma è un autunno di vaccinazioni. Professor Gabutti, che cos'è? Partiamo, insomma, parlando, trattando l'argomento in maniera seria, che cos'è un vaccino? Ce lo spieghi proprio. Un vaccino è un prodotto biologico che ci permette di essere protetti nei confronti delle malattie infettive. E questa protezione deriva da un lato dall'attivazione delle nostre difese immunitarie e dall'altro ci evita una cosa molto spiacevole, che è la malattia. E quindi mima in tutto e per tutto quello che avviene in natura quando veniamo a contatto con un agente infettante, virus o batterio che sia, ma evitandoci la malattia e proteggendoci. Cioè, come funziona? Lei ce l'ha già un po' spiegato, vorrei che le entrasse ancora un po' di più. La composizione dei vaccini è parecchio diversificata. Ci sono dei vaccini che contengono degli agenti uccisi, virus o batteri uccisi,
degli altri vaccini che contengono virus o batteri vivi attenuati, cioè che possono si replicano nel nostro corpo una volta inoculati, ma non sono in grado di dare malattia. E poi si arriva all'evoluzione più recente, l'utilizzo della ingegneria genetica, e quindi sostanzialmente utilizzare parti di virus o di batteri o purificati partendo dall'agente presente in natura o creati in laboratorio. Ecco, naturalmente ci siamo già più o meno persi, però vedremo di arrivare nel punto, perché doveva esserci un minimo di spiegazione prima di addentrarci con domande che sicuramente arriveranno da casa e anche insomma chiarimenti che noi vorremmo avere da lei questa sera, sia per parlare di vaccinazione anti-influenzale, ma per parlare anche dei vaccini obbligatori e magari anche quelli facoltativi per i bambini. Allora, avremmo però potuto chiamare anche questa puntata alla stagione del movimento. E se, perché se parliamo di prevenzione, di stili di vita, parliamo anche ovviamente di movimento, per chiederci innanzitutto se il movimento è adatto a tutte le stagioni della vita. Lo chiediamo subito al dottor Vitella: è adatto a tutte le stagioni della vita il movimento? Sì, sì, diciamo di sì. Bisogna capire l'intensità con cui si fa il movimento, nel senso che nella prima infanzia magari un sovraccarico sportivo può essere dannoso per quanto riguarda le articolazioni in crescita o muscolature. Lo stesso nell'anziano, per l'anziano parliamo dei pazienti che sono i 65-70 anni, dove le articolazioni e le muscolature possono essere già in parte danneggiate, l'eccesso di movimento potrebbe andare a peggiorare la situazione. Quindi attività sportiva sì, sempre, moderatamente e facendosi seguire il più possibile da degli esperti, perché l'attività sportiva da autodidatti molte volte crea danni. Nella scelta di una calzatura, ad esempio, per chi corre, piuttosto che una preparazione pre-sciistica per chi va a sciare, è fondamentale fare affidamento a una figura professionale adeguata. Ecco, allora, le stagioni, abbiamo parlato di movimento per tutte le stagioni e anche la bicicletta è per tutte le stagioni? Sì, direi che è per tutte le stagioni. Ce lo garantisci perché tu... Lo garantisco. Io ci vado sempre, ovviamente si intensifica l'attività in primavera, estate, autunno, anche dalle nostre parti. Con la nebbia? Con la nebbia, basta essere dotate dei dispositivi corretti e si può affrontare tranquillamente. Abbiamo la fortuna di avere delle bellissime piste ciclabili, perché no? Quindi consigliabilissima. Allora chiedo a Felisatti, ma movimento, meglio all'aperto o meglio in palestra? Questa è una domanda molto importante, in quanto bisogna capire qual è lo stato di salute della persona, quali sono le sue comorbidità e quindi la specificità del soggetto. In base a questo e ai suoi obiettivi, dopo si andrà a decidere quale tipo di programma e dove andarlo ad effettuare, sempre sotto la supervisione di un laureato in scienze motorie che da professionalità viene definito il kinesiologo, cioè l'esperto del movimento. Il kinesiologo, quindi praticamente un nuovo nome che dobbiamo imparare, no? Il kinesiologo è l'esperto del movimento. Assolutamente. E quindi è un esperto di scienze motorie? Un esperto laureato triennale o magistrale in scienze motorie che ha delle competenze molto specifiche nella somministrazione dell'esercizio fisico dipendentemente dal tipo di soggetto, quindi sia per sportivi sia per persone sedentarie, anziani o addirittura con patologie croniche. Patologie croniche o anche insomma con dei problemi proprio di disabilità? Assolutamente sì, anche perché come sapete ci sono anche le famose paraolimpiadi per persone con disabilità importanti, oppure anche solo delle disabilità che possiamo trovare tutti i giorni in persone anziane che non sono più autonome e quindi hanno bisogno comunque di mantenere il loro stato di salute al meglio possibile. Bene, allora, se c'è già qualche domanda, se volete la possiamo già lanciare, altrimenti io entrerei proprio nell'argomento. Allora, entriamo sul discorso proprio della palestra venieristica, come l'ho chiamata io, che è stata aperta qua a Ferrara. Cerchiamo di capire che cos'è questo progetto. Vediamo questa scheda prima insieme, poi ritorniamo in studio. L'esercizio vita nasce nel 2011 come attività che potete vedere qua alle mie spalle, è un'attività, un servizio. L'idea di esercizio vita ovviamente è nata nel 2000 praticamente con la nascita della laurea in scienze motorie, che ha permesso a noi di sviluppare una professionalità nel tempo e quindi ha coniugato il discorso universitario alla ricerca.
Questo approccio che abbiamo avuto io e i miei colleghi è stato funzionale a dare un servizio oggi sul territorio, che è quello dell'attività motoria adattata. È un servizio dove programmi di esercizio specifici vengono utilizzati in soggetti che sono affetti anche da patologie croniche in fase stabile per, diciamo, completare al massimo il percorso riabilitativo, che può essere quello dopo un evento acuto, a una fase sanitaria che si può concludere, una fase non sanitaria che è la nostra, con l'attività motoria adattata, quindi diciamo portare della qualità di vita in tutto quello che facciamo in tutti i giorni attraverso programmi specifici di allenamento basati sulle patologie. Qui si parla di medical fitness, che cosa significa? Sì, la declinazione è un po' anglosassone, chiaramente si parla di esercizio fisico come farmaco, tranquillamente una declinazione anglosassone che abbiamo sfruttato per renderla un po' differenziarci dal comune senso della palestra, ma un luogo dove l'esercizio fisico va supervisionato e quindi guidato nelle persone in maniera assolutamente sicura e funzionale al discorso clinico, ad esempio. Allora, abbiamo sentito parlare di medical fitness, si è sentito parlare anche in questi anni dell'esercizio fisico prescritto proprio come se fosse un farmaco. Assolutamente sì, la Regione Emilia-Romagna è stata la prima in tutta Italia, sotto una pressione del Ministero, come sperimentazione dove i medici potevano prescrivere l'esercizio fisico come strumento di prevenzione e terapia, quindi come farmaco, ai loro pazienti per migliorare e mantenere la miglior qualità di vita in palestre certificate, quindi con professionisti, laureati magistrali in scienze motorie, o meglio, in scienze tecniche dell'attività motoria preventiva adattata, dove venivano o vengono attualmente somministrati esercizi estremamente specifici e mirati ad ogni esigenza di ogni cliente. Quindi dopo noi, durante la trasmissione, cercheremo di capire come fate, come seguite queste persone, questi pazienti. Però, insomma, è per voi normale sentire qualcuno che arriva e dice: mi hanno prescritto dell'esercizio fisico, perché c'è la ricetta del medico. È normale. Assolutamente sì. La bicicletta la prescrive qualcuno? Assolutamente sì. La bicicletta. Allora, te la bicicletta, è inutile dirti che te l'hanno prescritta, te la sei autoprescritto da solo. E dicevi, dunque, quanti chilometri fai tu, giusto per fare un conteggio? Te lo sai mai? Hai mai messo giù due dati? Ma sì, l'ho fatto, però più in passato che adesso. Adesso in realtà non ne faccio tantissimi, Adesso sono passato appunto da trasformare la passione in un lavoro, per cui al tu momento avevi iniziato con questa avventura, ripartito da Capo Nord, giusto? Sì, ero partito da Ferrara. Da Ferrara. Ed ero arrivato a Capo Nord in 45 giorni. E come ti era venuta in mente questa cosa? Ah, niente, siamo un amico, abbiamo detto prossimo anno andiamo a Capo Nord. Così, perché? Così, e ci siamo messi ad organizzarla. Quindi non è stato poi soltanto un viaggio per noi stessi, abbiamo cercato di coinvolgere anche la città di Ferrara. Per dire, avevamo portato una mostra fotografica che rappresentava Ferrara come città della bicicletta ed esposto questa mostra ancora prima dei social, quindi avevamo 30 fotografie stampate in 4 punti in giro per l'Europa. Da lì è partita la tua avventura. Da lì è partita la passione, non mi sono più fermato. Questa è stata il primo viaggio importante. Ecco, allora dopo poi vedremo anche un po' di immagini. Allora, abbiamo parlato come sempre di prevenzione. Per parlare di prevenzione dobbiamo toccare un argomento importante, che è quello legato ai vaccini. Allora, professor Gabutti, abbiamo dato un inizio, perché siamo partiti scientificamente per parlare dei vaccini, però ecco, la domanda che le voglio fare è intanto: perché ci sono così tanti dubbi sui vaccini? Perché adesso chiaramente noi arriveremo a questo, riceveremo domande, quando abbiamo affrontato anche in altre trasmissioni la questione, insomma, ci sono state delle domande a cui ancora non sempre si riescono a dare risposte. Ma perché ci sono così tanti dubbi? Ma sostanzialmente la vaccinologia ha avuto un'evoluzione molto rapida proprio nelle ultime decine di anni. E quindi avere tanti vaccini, tanti nuovi vaccini disponibili, rende a volte un pochettino dubbiosi molte persone che, non essendo addette ai lavori, giustamente si pongono delle domande. E secondo me la criticità maggiore è la necessità di dare risposta a queste domande. È la non conoscenza che porta al dubbio e quindi il non ricevere una risposta adeguata, scientificamente corretta ovviamente,
rende più facile che si instauri, come dire, una situazione di diffidenza nei confronti del vaccino, mentre la disponibilità dei dati scientifici correnti che abbiamo a nostra disposizione, secondo me, aiuterebbe a comprendere meglio la situazione e il valore medico, etico e sociale della vaccinazione. Ecco, la vaccinazione, allora le vaccinazioni obbligatorie, le vaccinazioni facoltative, quella anti-influenzale che insomma più o meno conosciamo tutti. Okay. Da dove partiamo? Partiamo intanto da quella obbligatoria che è stata decisa per decreto, questi 10, no? Sono 10 vaccini che vengono praticamente, bisogna fare ai bimbi piccoli per poter accedere a nidi, scuole e quant'altro, con insomma una buona percentuale della popolazione ha aderito, qualcuno ha dei dubbi. Ecco, perché 10 vaccini? I 10 vaccini, l'obbligo sui 10 vaccini deriva da una criticità che abbiamo conosciuto noi come paese Italia e più in generale come paesi industrializzati, cioè un calo dell'accettazione delle vaccinazioni e quindi delle coperture vaccinali, cioè quante persone vengono vaccinate rispetto al totale di quelle che dovrebbero essere immunizzate. Questo crea ovviamente un problema, perché quando si scende al di sotto di una certa soglia c'è la possibilità di un riemergere di patologie che noi abbiamo quasi dimenticato. Ad esempio, sentiamo un po' la cronaca che ce lo dice, il morbillo oppure... Il morbillo è veramente una spina nel fianco ed è una criticità importante. L'ultimo dato proprio di questi giorni parla di, in questo ultimo anno, 4.775 casi in Italia con 4 decessi, 321 casi negli operatori sanitari, tanti casi complicati, quindi con ospedalizzazioni. Una patologia che, quando io ho studiato sui libri, è una patologia tipicamente pediatrica, che adesso colpisce invece i giovani adulti. L'età mediana è 27 anni, anche in Emilia-Romagna. Che vuol dire che la malattia si è trasformata perché le coperture, già in passato, da diverso tempo, sono rimaste basse. E quindi abbiamo dei problemi. Perché la prima, ovviamente, la volgata popolare, la prima cosa che si sente dire è: ma io da piccolo il morbillo l'ho passato, non ho fatto vaccini, però sono ancora qua. Questo è quello che ovviamente noi ci sentiamo sistematicamente dire, e chiaramente come operatori dell'informazione non sempre siamo in grado di dare risposte che devono arrivare dalla scienza, che a volte è un po' latitato a dare risposte veloci e immediate. Tutte le malattie infettive, il morbillo in particolare, sono considerate benigne dalla maggior parte delle persone. In realtà questo deriva dal fatto che in un paese come l'Italia colpiva, mi conceda il termine, nell'età giusta, cioè quando è minore la probabilità di avere delle complicanze severe. Purtroppo questo si è modificato e quindi un bambino molto piccolo, quindi il neonato, se viene colpito, un soggetto giovane adulto, un adulto, un anziano, possono avere dei quadri estremamente severi. In più, ovviamente, quelle persone, a prescindere dall'età, che hanno delle problematiche di comorbosità e quindi magari di difficoltà a rispondere all'aggressione da parte di agenti come il virus del morbillo. Quindi 10 vaccini, per fare l'ultima domanda legata alle perplessità che arrivano dalle mamme: 10 bambini da iniettare in un bimbo piccolo possono provocare danni? Se sì, se le no, rispondo che cosa? Con un dato che secondo me è importante. Se noi somministrassimo a un bambino, a un neonato, tutti i vaccini che dovrebbe ricevere nell'arco di un anno, impegneremmo meno di un millesimo del suo sistema di risposta immune. Il che vuol dire che il nostro organismo, a qualsiasi età, in particolare nei molto piccoli, ha una capacità di rispondere alle aggressioni esterne, ma anche tutte quelle che non riguardano i vaccini, tutti gli antigeni che con cui in questo momento veniamo a contatto. Però, se mi permette, vorrei aggiungere una cosa. È giusto sottolineare il fatto che in questo momento c'è un decreto legislativo che sottolinea l'importanza di 10 vaccinazioni obbligatorie. Ma non vorrei che passasse il concetto che quello che non è stato inserito nelle 10 obbligatorie sia meno importante. L'importanza dei vaccini è tutta allo stesso livello, cioè elevatissima, è una priorità.
sono differenziazioni tra un vaccino e l'altro, o le situazioni in un paese come il nostro che hanno imposto la necessità di un'attività prioritaria verso queste 10 patologie, ma gli altri sono ugualmente importanti, quindi non creiamo, no, non che l'abbia fatto lei, ma in generale, il concetto vaccinazione di serie A e di serie B, perché sarebbe un errore clamoroso. Ci sono domande che stanno arrivando? Prego. Sì, a conferma di quello che diceva il dottor Gabutti, tra l'altro da casa ci hanno appena scritto: malattie come il morbillo una volta non erano considerate pericolose, perché allora dovrei vaccinare mio figlio, quello che abbiamo appena detto. E poi arriva una domanda sull'influenza. Eugenio ci scrive: domanda da curioso estremo, ma è proprio impossibile eliminare definitivamente l'influenza? Ogni anno sappiamo da cosa è composto il virus, da dove arriva e quando. È molto difficile, perché è un virus trasformista, nel senso che ha la capacità di modificare, dico tecnicamente, la struttura antigenica. Che vuol dire? Giovanni Gabutti si presenta con un vestito diverso, ma può anche trasvestirsi in una maniera tale da non rendersi più riconoscibile, ovviamente al sistema immunocompetente. E questo può accadere, accade da una stagione all'altra, e nell'arco dello stesso anno si comporta o si può comportare in un modo diverso tra emisfero nord e sud, cioè la parte alta e bassa del mondo. E quindi il vaccino va tarato in base a quello che sta succedendo in altri paesi, e però può cambiare in corso d'opera. Allora, lei si vaccina? Io assolutamente sì. Lei, dottore? Sì. Quindi lei, è sistema, lei consiglia il vaccino anti-influenza? Assolutamente sì. Io no, ma... Mi sa che dopo questa puntata... Ci ripenso. Io no, ma... Va bene. Inizio a cambiare idea. Allora, guardate, andiamo in pubblicità, poi ritorniamo subito dopo, continueremo a parlare di vaccini, di prevenzione, di movimento. Restate con noi e fateci domande. Grazie. E rieccoci in studio, stiamo parlando di prevenzione, stiamo parlando di movimento, ma stiamo anche parlando di vaccini. Sono già intanto arrivate domande, prego ragazzi. A proposito di movimento, chiedono Giovanni su Facebook: voi esperti dite che correre, fare attività fisica, però in questo caso è correre, fa bene, ma non è traumatico per le ginocchia, non rischia di essere insomma un arma a doppio taglio? Allora, dottor Vitella, questa è una domanda per lei. Ne accennavo prima, sì, perché comunque i traumi continui a livello articolare, se non adeguatamente prevenuti, sono dannosi. E per adeguata prevenzione intendo la calzatura, ad esempio. Correre con una calzatura normale da ginnastica non è sufficiente, perché si trasmettono tutte le forze a livello articolare e la cartilagine si rischia di danneggiare, fissurare. È importante poi, tra l'altro, che la calzatura abbia anche il corretto appoggio, perché forse non tutti sanno, ma non tutti camminiamo allo stesso modo. C'è chi ha un appoggio neutro, chi è un pronatore e chi è un supinatore. E molte volte, sbagliando il tipo di calzatura, si trasmettono forze. E la prima articolazione, di solito la caviglia è più protetta, la prima articolazione è proprio il ginocchio. E da lì possono subentrare problematiche dell'articolazione femoro-rotulea, ad esempio, piuttosto che del tratto iliotibiale, della bandelletta iliotibiale, che sono delle patologie molto, molto comuni per chi corre. E di sicuro il collega potrà darmi conforto. Sì, infatti adesso stiamo, perché sta annuendo. Perché poi tutta la parte preventiva, ma anche post comparsa del disturbo, passa nelle loro mani. Uno stretching ad esempio adeguato della muscolatura dei flessori piuttosto che del tratto iliotibiale è un qualcosa che ti permette poi di prevenire il danno. Assolutamente, mi piacerebbe anche aggiungere che molte persone che non sono pronte al gesto atletico viene anche una forte lombalgia, che ovviamente è disturbante poi per tutta la giornata, anche quando si è solo seduti in ufficio rispetto che durante l'attività lavorativa. Quindi è fondamentale una preparazione muscolare, tonicità, stretching, ma fatto nella maniera dovuta, anche perché spesso io sono il primo che vado a camminare sulle mura per una questione di wellness, vedo delle situazioni che sono veramente abnormi, con persone che fanno esercizi senza sapere cosa stanno facendo, ma solo perché lo imitano guardando quello che fanno in TV. Ad esempio, fammi un esempio, un classico esempio di errore. Il classico esempio è lo stretching del polpaccio, che viene fatto in posizioni estremamente sbagliate, quindi con... Sì, crea assolutamente danno, perché non viene stretchato perfettamente il muscolo indicato, ma viene stretchato nella maniera totalmente sbagliata, che poi produce infiammazione a livello dei tendini e successivi problemi. Quindi bisogna fidarsi ovviamente degli esperti, per, almeno per partire. Assolutamente sì. Tu fai stretching prima di andare in bici, sei tutto organizzato, tu ti segui tutti questi consigli, Simone?
Io vengo dal mondo sportivo, per cui insomma, tra l'altro ho fatto anche atletica assieme a Michele, e lo stretching è il fondamento, è la base, quindi lo faccio, coro, vado in bici. E c'è una postura anche per andare in bici, chiedo, non lo so, visto nella camminata, anche nella pedalata? Sì, anche nella pedalata c'è la maniera corretta di pedalare, che poi dipende molto dalle geometrie della bicicletta, quindi dalle altezze e dalla lunghezza. Questa ovviamente la tua bici, ci hai portato quella tua preferita o è quella che può uscire la sera, ce n'è una per la mattina, come no, le scegli? No, questa non dura tanto se esco la sera. No, ho diverse bici, questa qua è quella che utilizzo per l'attività sportiva. Dopo... Quante ore fai in bici? Cioè nel senso, riformulo la domanda, cioè qual è stato il viaggio che ti ha occupato più ore, insomma, rispetto anche alla tua bike Nike, che dobbiamo anche spiegare questa idea che hai avuto anni fa, no? Di far pedalare tutti di notte. Allora, venendo al numero di ore, noi facciamo una cosa un po' strana in realtà, che è stata lanciata da un brand internazionale, ti chiedono di pedalare tra Natale e Capodanno. Vediamo un po' di immagini, ce ne sono tantissime sul vostro sito, comunque... Ti chiedono di pedalare 500 km tra Natale e Capodanno, per cui essendoci anche tutti gli impegni familiari, noi cerchiamo di giocarceli in 3 giorni, per cui 500 km in 3 giorni a fine dicembre è forse l'esperienza più impegnativa che faccio annualmente. Ecco. Quindi sei già pronto? Sei pronto per partire? Sì, ci stiamo preparando per la prossima. Vi state preparando per la prossima. Invece nei vostri tour estivi, che ecco, diciamo, se non altro sono un po' più conciliati di notte dalla temperatura un po' più tenue, lì in quanti vi ritrovate? Perché insomma siete davvero tanti. Sì, la Bike Night è partita da Ferrara e siamo partiti in 200 il primo anno, nel 2017 eravamo in 1500. Cioè come funziona? Cioè voi usate le piste ciclabili, ci hai spiegato un attimo, chi può partecipare? Allora, possono partecipare tutti, quindi le iscrizioni sono aperte a tutti quanti, ci sono determinati servizi durante il percorso, tra cui punti di ristoro ad un determinato chilometraggio che rendono la pedalata accessibile a tutti quanti, nonostante parla di 100 km, però su pista ciclabile, quindi tutto il discorso della sicurezza in bicicletta, utilizziamo la notte, quindi è ancora più fondamentale essere sicuri, però è veramente una pedata accessibile a tutti, soprattutto in un territorio come il nostro che è pianeggiante, quindi a Ferrara al mare. Però voi fate anche, insomma, non solo Ferrara al mare, fate anche altre mete, no? Anche ne facciamo delle fuori, altre. Fuori paese. Esatto, sì, fuori paese, fuori confini nazionali, sì, abbiamo da Monaco di Baviera fino a Ferrara. Quella è una cosa un po' più particolare, ovviamente meno accessibile, perché in 2 giorni questi atleti percorrono 650 chilometri. 650 chilometri in 2 giorni, lì bisogna prepararsi però un po', un minimo, adesso vedo che state annuendo, un minimo di preparazione ci deve essere. Sì, un minimo di preparazione ci deve essere, anche se non è una manifestazione competitiva, noi non proponiamo manifestazioni competitive perché non ci interessa la velocità o il contachilometri. Però sì, bisogna essere preparati, anche perché si attraversano le Alpi. Cioè praticamente non c'è una partenza, non c'è un tempo, si parte, si arriva, quando si arriva. E si deve così assaporare il viaggio, mi pare di capire. Esattamente. Allora, volevo sapere se ci sono delle domande. Sì, sono arrivate parecchie domande. Tra l'altro abbiamo una domanda per il dottor Felisatti. E Elena da Ferrara che ci chiede: vorrei sapere se i percorsi che trattate sono solo individuali oppure ci sono gruppi suddivisi in base alle patologie. In un ambiente così credo si possano creare forti rapporti interpersonali che possono rafforzare la motivazione. Questa è un'ottima domanda, in quanto l'esercizio fisico adattato, oltre allo scopo di migliorare la qualità di vita prende anche la parte psicologica. Da letteratura scientifica si evince perfettamente che chi incontra una malattia cronica entra anche in una piccola forma depressiva più o meno importante. Bene, noi strutturiamo praticamente tutti i nostri percorsi con dei gruppi più o meno grandi, quindi si va da dei gruppi di 3-4 persone fino a dei gruppi di 10 omogenei, i quali permettono di lavorare in maniera sicura, in maniera estremamente specifica, ma soprattutto con armonia fra le persone. Infatti si creano dei gruppi che si automotivano durante questo percorso e permettono alle persone di continuare l'esercizio durante tutto l'anno, anche perché la maggior parte delle persone sono anziane, non vanno in vacanze, quindi permettono anche di creare questi gruppi di
amicizia nuova. Adesso noi stiamo vedendo delle immagini di delle discipline specifiche che voi fate. Questa mi pare sia la back school. La ginnastica posturale, esatto. Ginnastica posturale, giusto? Ginnastica posturale che viene fatta con piccoli gruppi, sempre continuamente in supervisione di uno specialista, laureato magistrale in scienze motorie, il quale per ogni persona lo cura in ogni movimento, dipendentemente dalle proprie problematiche, ma sempre in una situazione di socialità, perché è fondamentale. Ecco, dopo andremo a scoprire anche un po' come seguite i vostri, le persone che arrivano da voi. Allora, professor Gabutti, guardi, ho una notizia proprio, siamo in diretta, quindi è di un'oretta fa. Le leggo questa notizia di cronaca. Allora, l'inchiesta sulla possibile correlazione tra vaccini pediatrici e autismo, aperta nel 2014 dalla Procura di Trani, finisce in archivio. Secondo il GIP Francesco Messina non sono emersi elementi su cui fondare alcuna ipotesi di reato. Le indagini furono avviate all'indomani della denuncia dei genitori di alcuni bambini, i quali chiesero di accertare la causa delle patologie di cui soffrivano i figli, a loro dire ricollegabili alla somministrazione del vaccino trivalente antimorbillo, parotite e rosolia. Allora, questa è un po', noi la chiamiamo fake news, le notizie false che hanno cominciato a girare da tempo, ma che comunque si sono ben radicate. Si sono ben radicate perché purtroppo è successo che prima ancora dell'intervento della magistratura fossero stati pubblicati degli articoli, poi risultati falsi e ritrattati, e l'autore è stato non solo denunciato ma anche radiato dall'Ordine dei Medici, per stiamo parlando di un medico inglese ecco, che ha creato un danno incredibile. Cioè, ripercorriamo un po' la vicenda. La vicenda è nata in questo modo, nel senso che sono stati fatti degli studi, ripeto, falsi, che sostenevano l'ipotesi che dopo la somministrazione del vaccino del morbillo potessero insorgere dei casi di autismo. E in base a questa pubblicazione, che era stata editata su una rivista assolutamente prestigiosa, purtroppo si è innescato un movimento di opinione pubblica, inizialmente anche scientifica, che ha voluto indagare giustamente su questo aspetto. Il fatto che poi la persona sia stata smascherata, che l'articolo sia stato ritrattato, che sia stato dichiarato pubblicamente che fosse tutto falso da tutta la comunità scientifica, non ha fermato l'onda lunga, perché ovviamente era una notizia che ha fatto il giro del mondo, e la necessità di smentire in maniera scientificamente inoppugnabile questa argomentazione ha comportato anni di studi e di lavoro, peraltro poi sostenuti non a livello nazionale ma internazionale dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha assodato che non c'è nessun tipo di correlazione, e oggi finalmente siamo arrivati alla fine della storia, per cui è stata messa la parola fine. Ecco, però le chiedo, in questi anni, lei ha parlato di un tempo lungo, in questo arco di tempo. Sicuramente ci sono state delle mancanze di comunicazione, forse anche dal mondo della comunità scientifica, dal mondo dei medici, anche se vuole da parte dell'informazione, però perché ci è voluto così tanto tempo anche da parte dei medici? È stato un muro contro muro rispetto a due situazioni completamente opposte. Chi si basava sul dato puramente scientifico diceva non c'è nessuna correlazione, e chi cercava risposte a problematiche evidenti come l'autismo, sperando o pensando che comunque ci fosse dietro qualche cosa di nascosto, per cui, come dire, erano due posizioni completamente opposte, con difficoltà di dialogo, obiettivamente. Ecco, chi è contrario al vaccino ovviamente ribadisce, potrebbe dire, replicare dicendo che ci sono comunque delle sentenze che hanno stabilito che comunque c'è stata una correlazione, almeno in primo grado, mi pare di ricordare che in questi anni anche nel nostro paese. Ecco lì come... Spiegare come avviene la procedura giuridica è abbastanza lungo e complesso. Diciamo che le sentenze si sono basate da parte del giudice, che non è un addetto ai lavori in campo medico-scientifico, sulla valutazione della documentazione prodotta, che era quella che poi è stata ritrattata, per cui ha basato un suo giudizio su una cosa che non esiste.
Allora, va bene, speriamo di avere dato un ulteriore chiarimento, insomma, rispetto ai tanti dubbi che continuano ad esserci su questo tema. Prego, stanno arrivando domande. Perché secondo voi alcuni medici non si vaccinano pur essendo a contatto con malati tutto il giorno? Ci sarà pure un motivo, puntini puntini. Quei puntini io penso che lascino un po' di perplessità. Questo è un argomento di dibattito attualissimo. Esprimendo un parere assolutamente personale, io penso che sia arrivato il momento di un intervento con un obbligo vaccinale per gli operatori sanitari. Mi rendo conto che mi rendo estremamente antipatico anche a certi colleghi, però purtroppo noi medici non possiamo dare il cattivo esempio. E non c'è nulla di meglio che entrare in uno studio medico e vedere scritto dietro alla persona che è di nostra assoluta fiducia e il tuo medico è vaccinato. Quindi, allora, il professor Gabuti sta facendo proprio azzardato. Sì. Ci sono... Sì, abbiamo Silvia e Giovanni da Bologna, sempre sull'argomento vaccini, che ci scrivono: riconosciamo la vitale importanza delle vaccinazioni, ma nutriamo forti perplessità verso l'azione di terrorismo politico-mediatico condotto dal Ministero della Sanità, che più che creare reale informazione ha creato paura nella massa, senza tenere in nessun modo conto delle necessità individuali. Tra le varie perplessità ne hanno una in particolare e quindi chiedono perché non sono state vaccinate tutte le persone italiane e i turisti, anche i turisti in visita nel nostro paese, ma soltanto i minori che sono circa il 19% della popolazione? Allora, qua abbiamo persone che sono molto preparate. Una cosa abbastanza complessa. Allora, in realtà quello che sta perseguendo il Ministero è un obiettivo di sanità pubblica, e che vuol dire io, Stato, sostengo anche finanziariamente e con un obbligo vaccinale in questo caso, una serie di interventi con l'utilizzo di vaccini partendo dai nuovi nati, perché sono la fascia più debole, nel senso che vengono inseriti in un contesto per loro nuovo con il rischio di acquisire patologie, e comincia da quell'età lì e va avanti. Se però si fa riferimento a quella che è la strategia vaccinale globale nel nostro paese, non bisogna pensare solo e soltanto ai bambini. Il nostro approccio come nazione, che è una delle all'avanguardia assolutamente in Europa e nel mondo, è l'approccio sui neonati, l'approccio sugli adolescenti, sugli adulti e sugli anziani. È un approccio globale, da quando si nasce per tutto il percorso della nostra vita. E quindi in questo contesto noi cerchiamo di proteggere, vogliamo proteggere la maggior parte delle persone. Vero è che tutto quello che è inserito nel cosiddetto Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale è gratuito, perché è un livello essenziale di assistenza. I LEA, i cosiddetti LEA. I cosiddetti LEA. Allora, andiamo, allora volevo abbandonare un attimo i vaccini e continuare a parlare di prevenzione, però a volte la prevenzione non è sufficiente, insomma, servono le cure vere e proprie. Allora, intanto le chiedo, insomma, abbiamo definito che il movimento è un toccasana per il nostro cuore, ma le chiedo, lo è anche per il nostro apparato osteoarticolare e muscolare? Sì, nel senso che lo scheletro, la muscolatura e le articolazioni vivono di movimento, vivono di carico. Lasciare immobilizzata un'articolazione, un osso, vuol dire indebolirlo. E quindi il movimento crea anche supporto all'organismo, fa crescere le fibre muscolari e i micromovimenti nutrono la cartilagine, quindi tutto quello che fa parte di apparato osteomuscolare beneficia del movimento. I problemi derivano invece dai sovraccarichi. Ecco, il sovraccarico, che può essere un sovraccarico legato a un determinato gesto sportivo, al di là del trauma, che è un mondo esempio, a parte. Facciamo un esempio classico. Un giocatore di pallavolo, ad esempio, che utilizza l'arto dominante, che può essere il destro, per continue battute schiacciate, porta a sovraccaricare l'articolazione da un punto di vista capsulare, vale a dire che l'articolazione può diventare più lassa. Questo crea un eccesso di movimento dell'articolazione stessa, che è il bene per il gesto sportivo, ovvero uno riesce a essere performante in quel gesto perché va oltre il limite dato dall'articolazione, però nello stesso tempo crea il danno articolare. Per cui da questo possono, sempre parlando della spalla, si possono creare delle lesioni a carico della cuffia dei rotatori piuttosto del capo lungo del bicipite, in quella sindrome famosa, che forse più o meno famosa, che è la lesione SLAP, che è una lesione del cercine, della parte alta interna dell'articolazione. E questo è l'esempio classico del pallavolista, ad esempio, o comunque delle attività overhead, cioè con la mano sopra la testa. Questo è un esempio.
Parlando di non sportivi, invece, cadiamo nella problematica del sovrappeso. Arti inferiori risentono tantissimo del peso corporeo, per cui la mancanza di un movimento, associata chiaramente a una dieta sregolata, comporta un aumento di peso che poi inevitabilmente va a finire a livello di ginocchio, principalmente arti inferiori. Quindi più gli arti superiori coinvolti nel sovraccarico funzionale, più gli arti inferiori coinvolti nel sovraccarico nel peso corporeo. Adesso le faccio la domanda per il nostro ciclista, che cosa vede, visto che ha questa passione per... così almeno lo mettiamo, magari lui lo sa già, ma lo mettiamo già un po' di fronte. Beh, la postura, la guida della bicicletta molte volte fa lavorare male la schiena, più che gli arti inferiori, che invece magari sono potenti e quindi ben equilibrati. Ci possono essere di sovraccarichi della rotula, magari per chi fa biciclettate in salita e in discesa. Più che altro per gli arti superiori invece sono problematiche le cadute, i traumi, perché il ciclista che cade frequentemente si può fratturare la clavicola piuttosto che l'omero. Quindi in questo caso l'arto superiore è più a rischio per quanto riguarda le cadute, e la schiena invece come postura. La postura nella bici da corsa molte volte non è correttissima perché la schiena lavora male. Allora, lavora male la tua schiena, Simone, ti accorgi di avere qualche piccolo acciacco? Beh, è tutto sensatissimo. L'ideale sarebbe la bici da turismo, che ti tiene in posizione un po' più eretta, così come la bicicletta da mountain bike. A me piace la bici da corsa. Fino a che età lo può fare, diciamo? Finché vuole, nel senso che la maggior parte dei ciclisti che io conosco sono over 65, per cui ne traggono un vantaggio psicofisico enorme, per cui il rischio in questo caso vale la pena correrlo. Cioè, bisogna prepararsi prima, Felisatti, così? Fare una piccola, un po' di preparazione prima? Un po' di preparazione prima, anche perché non ci si può esporre subito dei chilometraggi importanti, anche perché dopo si rischia la sindrome dell'overtraining, quindi complicazioni importanti che sono anche in alcuni casi da ospedalizzazione, quindi sicuramente bisogna iniziare con dei carichi adeguati alle proprie condizioni attuali, con degli rincari di crescita di intensità di esercizio, con delle tempistiche precise dipendentemente dal gesto tecnico, che poi portano ad avere una miglior costanza e ripresa dopo il gesto tecnico. Ti faccio questa domanda, ma tu ti prepari così come stanno dicendo loro, tu prendi la bici e vai, proprio adesso lo possiamo dire, tanto non ci ascolta nessuno. No, mi preparo. No, abbiamo verificato, volevamo essere certi. Allora, se c'è una domanda che così... Abbiamo Giulia da Bologna che ci scrive che lei pratica sport non agonistico da diversi anni, ciclismo e nuoto, e vorrebbe sapere se dopo un intervento protesico al ginocchio quali accorgimenti deve avere per tornare a fare sport. Allora, bisognerebbe distinguere il tipo di intervento, se si tratta di una protesi parziale, quindi a conservazione delle principali strutture del ginocchio, o nella protesi totale. Normalmente la protesi parziale è la protesi che viene fatta nel paziente che ha un danno soltanto di una parte dell'articolazione, mentre la totale quando è coinvolta tutta l'articolazione. Sono due attività sportive, sia la bicicletta che il nuoto, che possono essere compatibili. Normalmente il nuoto si cerca di non consigliarlo, o perlomeno si cerca di non consigliare lo stile rana, perché fa fare al ginocchio un movimento abbastanza innaturale, mentre dorso e stile libero sono ben accolti. La bicicletta benissimo, l'importante è che venga fatta quando il ginocchio ha recuperato tutto l'arco del movimento e la muscolatura sia adeguata, perché se no subentrano delle problematiche legate al sovraccarico dei tendini, e quindi le famose tendiniti post-chirurgiche che portano avanti il problema e ritardano il recupero. Allora, noi siamo praticamente in fascia pubblicitaria, ancora qualche istante, restate con noi, torneremo subito dopo per continuare a parlare di prevenzione, di movimento e di vaccini. Fateci delle domande. Bene, ritrovati, questa è Salute 3.0, ci stiamo occupando di prevenzione, di vaccini, di movimento, tante le domande che stanno arrivando, prego, la postazione web.
Allora, arrivano da casa, ci chiedono una curiosità sulla bicicletta, quindi abbiamo sicuramente chi è in grado di rispondere, ci chiedono un consiglio. Se volessi iniziare con la bicicletta, quanti chilometri mi consigliereste di fare al giorno? Allora, io direi partire da Simone, poi sentiamo gli esperti. Tu come appassionato? Secondo me bisogna anche capire se questa persona magari utilizza già la bicicletta per fare piccoli spostamenti urbani, per cui c'è già una predisposizione alla pedalata. Se dovesse proprio partire da zero, io consiglierei di provare come prima volta un 20 km e sentire poi la sensazione del giorno dopo, non soltanto delle gambe ma anche della schiena, del collo. E poi in bicicletta si fa anche in fretta ad allungare, ovviamente cercando percorsi pianeggianti. O anche a frenare. Chiedo ai nostri esperti se approvate i 20 km o se sono un po' troppi. Approviamo assolutamente i 20 km, ma non ci deve essere solo la fase di attività attiva, come si dice, quindi sul mezzo, ma anche una fase preventiva di riscaldamento, di igiene articolare. E soprattutto un altro accorgimento sono le misure sulla bicicletta, cioè ogni persona ha la propria misura sulla bicicletta, altrimenti si rischiano di avere delle riacutizzazioni o comunque delle problematiche a livello di cervicale e comunque generalmente di schiena, che possono poi produrre si chiama il cosiddetto drop out sul mezzo, cioè abbandono del gesto atletico. Cioè, cosa vuol dire avere la misura sulla bicicletta? Cioè, ogni persona, dipendentemente dalle proprie misure, quindi lunghezza delle gambe, del bacino, della posizione più o meno comoda sulla bicicletta, ci sono degli esperti che in gergo si dice ti mettono sulla bicicletta, e quindi la distanza della sella dal piantone è fondamentale perché deve essere adattata al soggetto. Ascolti, dottore, è così complicato andare in bicicletta? Sì. Parla bene, vale per le scarpe, deve essere la calzatura giusta, vale per la bicicletta. Abbiamo una distanza tra anca e caviglia che è totalmente individuale e ci sono diverse taglie di biciclette e quelle devono essere, se si decide di farlo come attività sportiva, deve essere fatto bene. Bicicletta per la girata in bicicletta la domenica va benissimo, normale ovviamente, però se si vuole fare una cosa fatta bene bisogna farsi seguire bene. Prego. Io ho una domanda da 1 milione di euro che la pone Elena. Mi muovo tanto sul lavoro, cammino molto, faccio spesso le scale, mi basta già o bisogna fare qualcosa di più mirato per essere in forma? Chi vuole rispondere? Beh, dal punto di vista del movimento sicuramente è qualcosa, ma non è specifico, perché per avere dei miglioramenti cardiorespiratori o cardiometabolici bisogna effettuare un esercizio aerobico specifico, quindi seguire delle frequenze cardiache precise e prolungate con delle tempistiche ben precise. Quindi il movimento giornaliero sì, funziona, ma deve essere accompagnato da un movimento più specifico 2 o 3 volte alla settimana, anche 4 meglio, che ci permette di raggiungere gli obiettivi desiderati. Poi abbiamo Carlo, che è preoccupato invece sul tema dell'influenza. Ci scrivo: ho sentito questa mattina in TV che l'anno scorso la mortalità tra gli over 65 è aumentata del 15% per complicazioni legate all'influenza. Dobbiamo preoccuparci? Dobbiamo preoccuparci se non ci vacciniamo? Questa potrebbe essere la risposta molto rapida e sintetica. In realtà dobbiamo dire una cosa: l'influenza è una patologia abbastanza subdola, nel senso che il virus influenzale, quando colpisce una persona che ha già altri tipi di problematiche sanitarie, quindi la famosa comorbosità, il diabetico, chi ha delle problematiche respiratorie, insufficienze renali o comunque malattie cosiddette croniche, la situazione può peggiorare. E questa è la ragione per la quale c'è un'indicazione all'utilizzo del vaccino, che è offerto gratuitamente per tutti gli over 65 anni italiani, ma ricordo che chiunque ha una patologia intercorrente, il diabete, l'asma e quant'altro, ha un'indicazione a prescindere dall'età, quindi anche più giovane. Quando l'influenza arriva, se colpisce in una maniera una quota importante della popolazione, le forme complicate aumentano. L'anno scorso la copertura vaccinale non è stata ottimale, ci sono stati più casi,
più complicanze e purtroppo più decessi. Ecco, la campagna si è aperta proprio in questi giorni, lunedì. Adesso si comincia proprio, vabbè, in alcune regioni mancano i vaccini, si sta aspettando, ecco, però le chiedo fino a quando è che ci si può vaccinare? Allora, la stagione influenzale, la campagna vaccinale per l'influenza è cominciata lunedì scorso, come più o meno su tutto il territorio nazionale, e questo è il momento giusto per circa un mese e mezzo, due, il che non vuol dire che dopo non siamo più in tempo, perché poi il picco massimo della malattia si ha a cavallo delle vacanze di fine anno, prime settimane dell'anno nuovo, e quindi di solito la protezione dura, è garantita per circa dai 4 ai 6 mesi, e quindi questo è il momento giusto, il mese prossimo è ancora il momento giusto, dopodiché se c'è qualche ritardatario ben venga, ma è meglio essere preparati, anche perché mi pare che la situazione climatica sia cambiata in maniera abbastanza repentina. Quindi insomma andiamo verso il freddo. Ecco, questa importanza dei calendari vaccinali, anche per quanto riguarda insomma gli altri aspetti, cioè non solo anche per i vaccini obbligatori, ecco, perché ci sono questi calendari? C'è questa... Il calendario vaccinale è uno strumento fondamentale, perché sostanzialmente detta delle regole scientificamente corrette che ci dicono quando le dosi dei vaccini vanno somministrate. Ricordiamoci che ben difficilmente un intervento di un vaccino piuttosto che l'altro richiede la somministrazione di una dose sola, ma bisogna fare più dosi. E queste vanno distanziate in una maniera opportuna, quindi il rispetto della tempistica è assolutamente importante, diventa ancora più importante in un'ottica di sanità pubblica, perché non stiamo parlando della protezione della singola persona, ma della popolazione, quindi tante persone da vaccinare, e quindi questo ottimizza anche il lavoro e facilita il lavoro dei servizi vaccinali o comunque dei colleghi pediatri o medici di medicina generale che sono coinvolti nella pratica vaccinale. Ecco, ricordiamo che per appunto l'antinfluenzale basta recarsi dal medico di famiglia, giusto? Giusto, assolutamente giusto. Allora, poi vabbè, dopo ogni ASL ha i propri calendari e spiega dove ci si può recare. Allora, mi avvicino sempre a questa bicicletta, adesso io vorrei capire un po' come hai fatto a trasformare la tua passione in una professione, perché tu adesso insomma sei un po' imprenditore grazie alla Due Ruote. Sì, io sono passato dal girare in bicicletta per piacere a voler far andare in bicicletta poi gli altri, e avendo sempre partecipato ad eventi in bicicletta, la prima cosa che mi è venuta in mente è stata quella di provare a promuovere degli eventi in bicicletta. Io ho partecipato, quando vivevo su a Londra, alla London Brighton Night Ride, quindi da Londra al mare in notturna, 100 km, 6.000 persone. 100 km detto così sembra ovviamente una passeggiata, 6.000 persone, questa cosa ti ha... Questa cosa mi ha illuminato, ho detto ma perché un'esperienza del genere non può funzionare dalle nostre parti, dove in più abbiamo la pista ciclabile della destra Po che ci porta al mare, da farà sono esattamente 100 km. Nel 2014 200 persone, l'anno dopo erano 800, lì abbiamo capito che poteva diventare un qualcosa di più, di una passione, e così le bike night, quindi queste notturne in bicicletta di 100 km su pista ciclabile, sono diventate ben 5, sparse sul nord Italia. Abbiamo fatto una selezione di quelle che sono le ciclabili più belle piuttosto che più lunghe dell'Italia. Ce ne dici qualcune, insomma anche quelle più comode, sì, su Ferrara, ecco, magari. Abbiamo da Verona al Lago di Garda, da Udine fino quasi al confine con l'Austria, e da Milano al Lago Maggiore, un'altra bellissima ciclabile pianeggiante. E abbiamo un altro evento che è quello di cui si parlava prima, quindi da Monaco di Baviera fino a Ferrara, e in più ci occupiamo anche di servizi per il cicloturista che passa sul nostro territorio, anche questa qua è una cosa fondamentale. Perché ha delle esigenze, delle richieste, immagino, perché noi è una figura che magari passa un po' inosservata, ma il cicloturista è chi decide di trascorrere la propria vacanza sulla Due Ruote, giusto? Poi tra l'altro, scusami, voi vi chiamate bikers, ma i bikers non sono mica motociclisti, no? In America sono i motociclisti. Ok, no, perché infatti io mi stavo chiedendo invece... In Europa sono più identificati come ciclisti. Ok, va bene, allora, però ciclisti, io ti chiamo ciclista. Ciclista. Ecco, allora, dicevamo, il cicloturista che ha delle esigenze,
esigenze specifiche? Sì, ha le stesse esigenze di qualunque turista. Consideriamo che chi sceglie di fare la vacanza in bicicletta sta di per sé facendo una vacanza, per cui ha la necessità di essere anche, di trovare sul territorio determinati servizi. Un territorio che ha un potenziale enorme per il fatto proprio che è pianeggiante e non è impegnativo, quindi adattabile veramente anche alle famiglie con i bambini, per intenderci. E mancano un po' di servizi, noi stiamo lavorando in questo senso, ma dal semplice trasporto dei bagagli da una struttura all'altra, al recupero in caso di emergenza, perché pensiamo a un cicloturista che si rompe una forcella sull'argine del Po, a chi si rivolge? Dove vado? Ecco, un po' complicato. Beh, vabbè, sicuramente di immaginazione ne hai, troverai, avrai trovato già delle risposte. Ma sono sicuro. A proposito di biciclette, a casa ci chiedono una curiosità. Ci chiedono, per chi sono indicate le fat bike? La posso usare anche in strada o solo in spiaggia? Allora, che cos'è? Che tipo di bicicletta? Esatto, magari spieghiamo che cos'è, magari è una bicicletta che ha una ruota, quindi un copertone particolarmente largo, sonnata appunto con lo scopo di poterci andare anche in bici sulla neve piuttosto che in spiaggia. E è un po' di moda, possiamo dire un po' di tendenza. La fat bike è stata una moda, in realtà è già un po' passata nel nostro paese. E di per sé si può andare tranquillamente anche su asfalto, perché comunque è un po' come la ruota della motocicletta, la parte che ha attrito sull'asfalto è minima, ovvio c'è l'attrito dell'aria che è superiore a una ruota da corsa. Ci si può andare ovunque, nascono però con l'obiettivo di andarci o in spiaggia o su neve. Allora, se voi... Dai, ne ho una sui vaccini, prego. Non so se possiamo cambiare, sì. Visto che stiamo parlando di... Allora, no, dai, facciamo una cosa. Volevo finire con il dottor Vitella, poi torniamo, certo, con il professor Gabutti, perché infatti stavamo parlando di biciclette e abbiamo sempre pensato, può succedere qualche volta che si cada, no? E possono succedere anche cose molto spiacevoli. Ecco, da questo punto di vista... in estrema razza arriva la chirurgia, ecco, sì. Chirurgia che immaginiamo, insomma, col tempo è anche cambiata, insomma, usi tecniche non troppo invasive, chiedo se è così. Sì, no, la tendenza attuale è questa, la chirurgia degli ultimi anni è una chirurgia che è finalizzata al risparmio dei tessuti, e per cui si sono sviluppate sempre di più delle tecniche di chirurgia mini o microinvasiva, l'artroscopia ad esempio, e questo vale soprattutto per tutte le patologie articolari di ginocchio, ad esempio la ricostruzione del legamento crociato, piuttosto che la riparazione dei tendini o delle instabilità per quanto riguarda la spalla, o una patologia che pochi conoscono ma che negli ultimi anni è emersa, la patologia dell'anca. Anche questa può essere trattata in artroscopia negli stadi iniziali, in tutte le patologie che rientrano nel conflitto femoro-acetabolare, che è una patologia che spesso colpisce lo sportivo. Frequentemente i calciatori soffrono di questa patologia. Oltre la chirurgia, come dire, mini-invasiva, si passa alla chirurgia open, mini-invasiva, vale a dire tutte quelle tecniche che prevedono di aggredire l'articolazione rispettando il più possibile i piani anatomici. E in questo momento fa da padrone la chirurgia mini-invasiva dell'anca. Nella chirurgia dell'anca protesica viene utilizzata una nuova tecnica, una via anteriore, che utilizzando strumenti come la trazione intraoperatoria piuttosto che dei letti particolari permettono di aggredire e di posizionare una protesi senza staccare dei muscoli. Questo vuol dire un recupero più rapido, minor dolore, meno sanguinamento e quindi anche una ripresa di un gesto talora sportivo, perché se non aggredisci molto l'articolazione, se non stacchi i muscoli, non li danneggi più di tanto, quindi il paziente può avere anche una performance che entro certi limiti può essere anche sportiva. Ecco, dopo questi interventi c'è anche un recupero delle attività motorie, immaginiamo, anzi... Assolutamente sì, infatti credo che chi fa recupero nella prima fase riabilitativo e poi motorio veda la differenza tra la chirurgia, come dire, vecchia e la chirurgia più nuova, perché comunque i tempi di recupero sono migliori. Stava annuendo Felisatti, è così? Assolutamente sì, è fondamentale però una cosa, dalla nostra esperienza abbiamo visto che se le persone hanno un intervento fisioterapico con fisioterapista immediatamente dopo il periodo operatorio e subito dopo inizia l'attività motoria adattata in ambiente non sanitario, abbiamo dei tempi di recupero veramente molto molto veloci rispetto a quelli che erano anni fa.
le persone ne giovano notevolmente, anche perché hanno dei tempi di recupero per tornare al lavoro o alle attività con la famiglia estremamente più ridotti. Allora, vaccini. Vaccini. Esiste una correlazione tra vaccini e allergie? C'è un po' di dibattito su Facebook. Io adesso l'ho concentrato. Però l'argomento è quello. È una delle domande clou su cui c'è dibattito. In realtà è un timore che molte persone, non addette ai lavori, esprimono, legate non tanto alla componente antigenica, cioè quella che serve a stimolare la protezione da parte del nostro organismo, quanto tutto quello che è inserito all'interno del vaccino perché funzioni. Gli adiuvanti, i preservanti, gli eccipienti. E in realtà non c'è una documentazione a sostegno di questa teoria. Anzi, è stata ampiamente smentita. Ci sono tantissime pubblicazioni da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che proprio sottolineano come non ci sia nessuna correlazione tra patologie allergiche e somministrazione di vaccini. Io tra l'altro mi stavo stupendo, ancora non sono arrivate domande sul discorso legato alle case farmaceutiche, perché è l'altra questione, no? I vaccini sono un po', insomma, servono per rifacillare il discorso delle case farmaceutiche e quant'altro. Ecco, cerchiamo anche di fare chiarezza su questo. Questa è la teoria del complotto o di Big Pharma, nel senso che si pensa che gli interessi economici che stanno dietro le vaccinazioni siano assolutamente importante. È chiaro che per un comune mortale come posso essere io stiamo parlando di cifre esagerate, però è pur vero che la quota di mercato dei vaccini è minimale rispetto a quella che è la quota in ambito terapeutico. Il costo che noi sosteniamo per tutte le campagne vaccinali in Italia è inferiore a quello, per esempio, per gli inibitori di pompa, gli antiacidi, allora a livello nazionale. Quindi è proprio una goccia nel mare rispetto al totale, ovviamente, della spesa sanitaria. Qualcuno si stupisce anche che i vaccini costino così cari, in particolare gli ultimi. Allora io voglio ricordare a me e a tutti gli altri che lo sviluppo di un vaccino nuovo, posto che vada a buon fine, cioè che arrivi effettivamente alla vendita, richiede circa 15 anni di lavoro e un investimento che oscilla tra i 150 e i 300 milioni di dollari. Questo rende ragione del fatto che da oggi in avanti qualsiasi vaccino nuovo arrivi in commercio non può costare meno di 100 euro o dollari a dose. Questo per i paesi industrializzati. Se io penso a un paese in via di sviluppo che ha un PIL o un reddito pro capite di 10 dollari l'anno, ovviamente questa non è sostenibile. Questa è la ragione per cui i paesi industrializzati, le fondazioni, le ONLUS, la Bill e Melinda Gates, l'UNICEF piuttosto che altri, acquistano i vaccini e lo cedono praticamente gratuitamente ai paesi cosiddetti in via di sviluppo, quelli veramente poveri. Quindi Ha fatto bene a spiegare questi passaggi, perché ovviamente è sempre un po' complicato inquadrarli, no? E dargli una filiera, no? Ha tracciato un po' la filiera della questione, però lei ha fatto un passaggio, ha detto quando arrivano a buon fine. Ecco, allora chiaramente quando si fanno queste verifiche servono anni, no? Prima di metterlo ovviamente in commercio, tra virgolette, il vaccino va verificato con anche pro e contro. Ecco, quando ci sono i contro come vengono? Allora diciamo due cose. La prima, che la maggior parte degli ipotetici nuovi vaccini che uno può pensare, dice comincia a sperimentarli, non vanno a buon fine, vengono scartati e quindi non arrivano in commercio. Quando arrivano in commercio ne sono state verificate tre aspetti: la sicurezza, che è il primo punto fondamentale, la tollerabilità e l'efficacia, cioè siamo sicuri che non mi facciano male, la prima risposta da avere, e secondo, siamo sicuri che funzioni. Perché questo succede, quindi il prodotto arriva in commercio, c'è una sperimentazione in laboratorio, una sperimentazione in animale in vivo e la fase sperimentale in uomo, ma non una fase sperimentale in uomo alla cieca per cui io ricevo un qualcosa senza saperlo, è una fase sperimentale codificata e regolamentata a livello europeo da un ente regolatorio che si chiama EMA e per gli americani dalla Food and Drug Administration, la famosa FDA. Se tutto arriva a buon fine dello studio di fase 3, il vaccino come qualsiasi farmaco entra in commercio e comincia la fase 4, che è una fase continua che si chiama farmacovigilanza per i farmaci e vaccino vigilanza. Quindi c'è un controllo continuo su tutto quello che viene venduto e usato anche una volta che è stato approvato.
se vogliamo dirla tutta, i vaccini sono il prodotto biologico più controllato, molto più controllato dei farmaci. Allora, io direi, c'è qualche domanda a cui possiamo fare rispondere in velocità, altrimenti io andrei in pubblicità, poi arriviamo. Possiamo Dai. Fare la domanda di Katia, che ci chiede se il vaccino anti-influenzale è consigliato anche per le donne in gravidanza. Bellissima domanda, ringrazio la signora perché questo è un punto fondamentale. La donna in gravidanza va vaccinata per l'influenza nel secondo e terzo trimestre di gestazione, perché l'influenza può avere delle conseguenze devastanti per la futura mamma e per il prodotto del concepimento. La futura mamma va anche vaccinata contro difterite, tetane e pertosse. In particolare la pertosse fatta, somministrata come vaccino alla gestante nell'ultimo trimestre di gravidanza, permette alla mamma di trasferire al neonato anticorpi che lo proteggeranno in quel lasso di tempo che intercorre tra il momento della nascita e l'inizio dell'intervento vaccinale come codificato dalla nostra legge. Allora, io direi che andiamo in pubblicità, poi ritorniamo in studio con l'ultima parte della nostra trasmissione e cercheremo di dare più risposte possibili alle tante domande che stanno arrivando. Vi ricordiamo, Movimento Vaccini, comunque si parla di prevenzione. Restate con noi. Ritrovati, Salute 3.0, stiamo parlando di prevenzione, stiamo parlando di vaccini e stiamo parlando di movimento. Subito spazio alle domande. Allora, parliamo di esercizio fisico in questo caso. Perché l'esercizio fisico mirato, prescritto, come abbiamo detto prima, non può essere detratto dalle tasse come ad esempio le spese mediche per un intervento chirurgico? Questa è la domanda che ci fanno. È una domanda molto semplice per rispondere, perché comunque questa situazione è molto innovativa. Cioè, questi un po' sperimentale ancora. È ancora sperimentale, cioè il progetto è partito nel 2008 in regione. Stanno ancora cercando di capire i grandi numeri, perché ovviamente le sperimentazioni sono ancora state molto piccole, anche se comunque letteratura scientifica internazionale si vede che, ad esempio, qualche anno fa, due o tre anni fa, è uscito uno studio su The Lancet, nel quale, che è una grossa rivista a livello mondiale, nel quale si diceva che chi investe $1 su questo tipo di attività poi ne risparmia 3, quindi un rapporto 1-3 molto importante. Ovviamente in questo momento il Ministero sta guardando queste situazioni, ma poi bisognerà capire nei prossimi anni che cosa i decisori vorranno imprimere nel nostro sistema. Sicuramente, ed è quasi inevitabile, vedendo anche le curve di cronicità e come la popolazione sarà sempre più anziana, dovrà essere un campo in cui dovranno attivarsi. Ecco, tra l'altro voi nella vostra palestra innovativa, come l'ho chiamata io, oltre prima abbiamo visto la back school, però avete per esempio spazi dedicati a chi ha patologie importanti come ad esempio il Parkinson. Dall'allergia dovrebbero esserci delle immagini di persone affette da Parkinson che fanno proprio un movimento specifico. Se magari ce lo vuoi spiegare. L'attività motoria musico-stimolata, che oltretutto noi facciamo in collaborazione con un'associazione che a Ferrara è molto attiva, che estense Parkinson, detta anche GEPA, è un'attività che permette a queste persone di rallentare quello che è la progressione di malattia, che è una malattia degenerativa, e di riuscire a mantenere, visto che queste persone principalmente si isolano perché hanno grosse difficoltà motorie, quindi iniziano a diventare non autosufficienti, di continuare ad avere un comparto di socialità molto importante. E quindi creiamo questi gruppi omogenei per malattia dove insieme alla musica e l'esercizio fisico permettono anche di passare le giornate in compagnia e di creare anche amicizie fra queste persone. Ecco, restiamo un attimo nella vostra palestra, vediamo se dalla regia mandano un'altra scheda. Andiamo a sentire il tuo collega Luca che cosa ci racconta ancora. Come si entra in questa palestra? Qual è il primo step che fanno le persone? Allora, chiaramente l'accesso è garantito a tutti, non ci sono dei vincoli particolari. Il primo passo, diciamo, è il colloquio che facciamo, un colloquio gratuito, ma è conoscitivo. Dobbiamo conoscere effettivamente quali sono gli obiettivi del cliente, ma soprattutto se c'è una storia clinica o ci sono delle situazioni in cui che dobbiamo vagliare per poi applicare l'esercizio fisico. Da lì nasce un'idea di piano di lavoro che verrà strutturato piano piano nel tempo. Poi le persone arrivano qui
nei giorni stabiliti e come accedono? Qual è il primo compito che devono fare? Allora, molto semplicemente prendono l'appuntamento. Ci sono due situazioni: una persona viene per migliorare la sua qualità di vita attraverso l'esercizio fisico, o spesso e volentieri ha una prescrizione di esercizio fisico fatta dal medico. Queste sono due situazioni che noi dobbiamo valutare per poi procedere con l'attività. Come avete visto alle mie spalle, c'è una situazione in cui vengono monitorati sempre all'inizio i parametri fisiologici più semplici, la frequenza cardiaca, la saturazione di ossigeno, la pressione arteriosa, in maniera tale per sapere subito se siamo nei criteri ottimali per poi poter fare esercizio fisico. Stessa cosa viene fatta durante esercizio fisico e al termine dell'esercizio fisico per vedere se effettivamente le persone rispondono alla terapia, quindi all'esercizio fisico. Con grande soddisfazione quello che abbiamo studiato effettivamente funziona. Questo vuol dire che noi ci siamo strutturati anche con una certificazione della regione, quindi siamo una palestra riconosciuta, certificata, quindi l'acronimo è palestra che promuove la salute per l'attività motoria adattata. E la nostra grande esperienza, ormai abbiamo visto parecchie persone e abbiamo visto come chi è aderente alla terapia, quindi all'esercizio fisico, quindi vuol dire che come minimo si allena 2-3 volte alla settimana con regolarità, effettivamente porta dei benefici alla salute, anche direi in certi casi anche eccezionali, e non dipende anche dallo stato di partenza. A volte chi è più fragile addirittura ha delle sorprese molto molto importanti. Allora, un bilancio che state facendo, insomma, dopo questi anni di sperimentazione, no? Assolutamente sì. Noi, oltre a somministrare esercizio fisico, in realtà abbiamo un background come dottori di ricerca, quindi vogliamo portare avanti quella che è la raccolta di dati per poi dare evidenza di quelli che sono i nostri interventi, questo tipo di intervento che comunque a livello nazionale, soprattutto nel nord Italia, sta iniziando ad avere una grande genesi. Per quale motivo? Perché comunque si capisce esattamente che inizia ad esserci una grande esigenza di attività specializzate, professionali e quindi per il miglioramento della qualità di vita. Ecco, allora, dottora Vitella, le articolazioni si consumano, su quello che lei, insomma, ci ha spiegato e abbiamo anche cercato di capire come prevenire e anche eventualmente come si può intervenire, le chiedo, ma c'è anche una componente genetica o è quasi sempre un po' legato al nostro modo di vivere, alla nostra... Il più delle volte la patologia artrosica, quindi l'usura articolare, non è genetica. Se escludiamo le patologie reumatiche, dove ci può essere un rapporto anche genetico, però la maggior parte delle problematiche articolari sono legate a delle usure che possono essere dovute a sovraccarichi piuttosto che alterazioni strutturali. L'esempio tipico è il ginocchio varo, quindi il ginocchio a botte piuttosto che il ginocchio valgo, sono due condizioni che sono parafisiologiche, cioè non abbiamo tutti quanti le gambe perfettamente dritte, ma che nel tempo possono provocare un'usura di una parte piuttosto che dell'altra. Un altro esempio può essere quello, ad esempio, della colonna vertebrale, anche lì una postura scorretta lavorativa piuttosto che sportiva può portare nel corso del tempo a sovraccaricare quell'articolazione, quindi nulla di genetico ma funzionale. No, volevo dire, perché abbiamo parlato spesso di sport, però dobbiamo parlare anche di professioni, perché ci sono magari delle professioni più predisposte? Assolutamente sì, in genere parlando sempre di arto superiore, tutte quelle attività che comportino un allontanamento del gomito dal tronco vanno a sovraccaricare la spalla. Tipicamente io faccio il classico esempio della parrucchiera che magari ha in mano un pettine piuttosto che un phon, che non sono molto pesanti, però la posizione costretta con una leva sfavorevole porta nel tempo a un sovraccarico e quindi a una rottura anche precoce, un'usura precoce anche delle articolazioni. Ovviamente il muratore che solleva dei pesi ha un rischio maggiore di usura. Per quanto riguarda invece gli arti inferiori è più una problematica legata o alla postura
l'esempio la persona che sta molto in piedi piuttosto che lo sportivo. Diciamo la posizione seduta, ad esempio, va a caricare in maniera anomala la colonna vertebrale, il collo, e qui bisognerebbe valutare bene l'aspetto ergonomico del lavoro, cioè la postura di un monitor piuttosto che di una tastiera, che spesse volte non sono nella posizione corretta, l'altezza della sedia molte volte è sbagliata. E ci sarebbe da parlare. Da questo punto di vista verremo un po' tutti a trovarvi, insomma, per il nostro tipo di lavoro. Allora, dove sta? La nostra posizione, che forse forse c'è un dislivello tra sedia e tavolo, forse l'abbiamo notato. Allora. E io tornerei a parlare di vaccini, perché da casa ci scrivono: è scritto sui bugiardini dei vaccini che possono causare anche allergie. Allora, il cosiddetto bugiardino, cioè la scheda del riassunto delle caratteristiche del prodotto per i vaccini e per i farmaci, riporta tutto quello che è stato segnalato, e lo riporta per legge, quello che è stato segnalato nel corso delle fasi sperimentali che hanno portato alla commercializzazione. Stabilito che il prodotto, nel caso specifico vaccino, quando arriva in commercio e perché è stato definito sicuro, devo chiarire una cosa. Mi vaccino e diventa allergico? La risposta è no. Il vaccino può correlare con un episodio di reazione allergica? Sì, nel senso che le persone possono avere delle allergie intercorrenti proprie che possono essere peggiorate e scatenate dalla somministrazione di un farmaco piuttosto che di un vaccino. Faccio un esempio: all'interno del vaccino ci possono essere tracce di antibiotici. Se il soggetto è allergico all'antibiotico, non è colpa del vaccino, ma dell'eventuale presenza di antibiotico che è documentata nella scheda. Per cui il vaccino è un'arma eccezionale che va usata sulla stragrande maggioranza delle persone, ma non a tutti, perché bisogna valutare preliminarmente se quella persona ha o non ha una condizione in cui non debba essere sconsigliata o rimandata la vaccinazione. Questi casi sono rarissimi, e quello che a cui fa riferimento probabilmente lo spettatore è legato alle reazioni allergiche gravi, lo shock anafilattico, meno di un caso per milioni di dosi nel mondo. Ecco, rispetto a questo caso, sempre in questi giorni si era un po' sentita anche la richiesta da parte di alcuni genitori per poter fare eventualmente un test genetico prima di poter fare il vaccino, poi ovviamente... Non esiste un test genetico di nessun tipo che possa dare un'indicazione sulla necessità o l'opportunità di un intervento vaccinale con una risposta di tipo sì o no. Non esiste. Non c'è nemmeno un'indicazione andare a fare delle indagini anticorpali per vedere se uno è già protetto o non protetto, particolarmente soggetti che non sono mai stati vaccinati. Quindi non c'è questa indicazione, tantomeno per i test genetici. Un telespettatore incuriosito dalla bicicletta e anche dalla presenza di Simone con noi, e appunto chiede: visto che c'è un ciclista in studio, ma anche gli esperti, stare troppo sul sellino della bici non può portare complicazioni nella zona del bacino? Questa è una domanda che sinceramente mi sarei fatto anch'io, però vista anche la grandezza della sella... Soprattutto per tanti chilometri. Soprattutto per quello. In realtà la grandezza della sella è idonea a percorrere tanti chilometri. Si sarebbe molto peggio con una sella larga, per intendere quelle da bicicletta da città. Tutto dipende molto, come si parlava anche prima, dell'altezza della sella, del posizionamento della sella rispetto al manubrio, quindi poi la corretta postura in bicicletta, che è proporzionale alle dimensioni di ogni singola persona. Ecco, però te la sei sistemata da solo, da chi si va? Cioè, voglio dire, io ho una bici, devo capire se la mia bici è giusta e la posso utilizzare, cioè devo andare da chi mi vende la bici, devo andare dal medico, devo andare da chi devo andare, scusate, faccio la domanda più sciocca del mondo, però giustamente avete sollevato delle questioni, adesso devo chiedermi se la bici che ho a casa io non sarà sicuramente proporzionata. Come si fa? Ci sono degli esperti o anche dei negozi che fanno delle analisi computerizzate, nei quali dopo, con delle prove, e ci vogliono circa un'ora e mezza di prove, perché sono prove statiche e dinamiche, che permettono poi di trovare la migliore ergonomia personale sul proprio mezzo. Ecco, vedi, la risposta è già arrivata.
siamo qua apposta. Ci sono altre domande? Io volevo... Allora, sì, sempre tornando comunque all'influenza, ne avevamo parecchie. Tra l'altro ci chiedono se ci sono dei metodi alternativi al vaccino per poter evitare di ammalarsi di influenza. Prevenire la prevenzione. Il vaccino è l'arma fondamentale di prevenzione nei confronti di tante malattie infettive, ma non bisogna scordarsi tutte quelle che sono le norme igieniche classiche. Nel caso specifico dell'influenza, paradossalmente la manovra più utile è il lavaggio delle mani. Molti non comprendono perché, ma se una persona è affetta da una patologia respiratoria, colpo di tosse, starnuto, si mette la mano davanti alla bocca classicamente, poi se non si lava le mani, saluta una persona e gli dà la mano, questo prima o poi zona bocca o zona occhi arriva, passa le mani. E le mucose buccale e la congiuntiva sono la porta d'ingresso principale del virus dell'influenza. Quindi vaccinazione, ma anche rispetto delle norme igienico-sanitarie normali. È una domanda che su Facebook mi ha incuriosito, perché poi può interessare anche me e Vittoria. Stare davanti al computer tutto il giorno può causare problemi di equilibrio, visto che siamo andati al computer. Può incidere sull'esercizio fisico, cioè sulla mobilità quotidiana? Problemi di equilibrio indirettamente, nel senso che l'equilibrio è gestito da diversi organi, l'occhio, l'orecchio e anche la parte del collo, per cui se la postura è scorretta, il collo è contratto in maniera continuativa, vale per un monitor, vale per chi sta alla guida, vengono inviati dei messaggi errati a livello dell'orecchio interno, per cui ci può essere un problema di vertigine. Questo lo vediamo frequentemente, un colpo di frusta ad esempio, che è un trauma dell'arachide cervicale, frequentemente è associato a problemi di vertigini, quindi indirettamente una postura scorretta può determinare un problema dell'equilibrio. Anche qui per la postura ovviamente affidarsi agli esperti, questo insomma, per la bicicletta magari non sappiamo dove andare, ma insomma dal punto di vista medico dobbiamo fidarci agli esperti. Sono figure professionali, dal fisiatra piuttosto che dal... Anche semplicemente l'ortopedico, diciamo, in genere viene quando gli altri falliscono. Per fortuna per il collo interviene poche volte. Ecco, volevo chiedere al professor Gabutti, quando parliamo di immunità di copertura, di immunità di gregge, è un termine che corre, lei l'ha accennato spesso, cioè per spiegare a casa che cosa significa. Allora, il concetto di immunità di gregge è la ragione per la quale bisogna vaccinare tanto e bene, perché più persone vaccino e più queste persone trattate ovviamente sono non più aggredibili da parte della gente. Se si supera una certa soglia a livello di popolazione, quindi stiamo parlando di popolazione italiana, scatta questo concetto dell'immunità di gregge, che le poche persone non vaccinate, ma non perché hanno deciso di non vaccinarsi, ma perché non possono essere vaccinate per le ragioni che abbiamo anticipato prima, sono indirettamente protette dal fatto che sono circondate da persone invece non aggredibili, che quindi fanno da ostacolo meccanico proprio da parte della gente, quindi ha più difficoltà a trovarli. Quindi, questo è il concetto, questa è la ragione per la quale quando si fa un intervento di sanità pubblica, morbillo, rosolia, parotite, varicella, ci sono quelle percentuali molto elevate, ci vuole almeno 95% delle persone suscettibili che devono essere trattate. Questa è la ragione che, essendo noi scesi al di sotto del livello di guardia del famoso 95% per tante patologie, è stato introdotto l'obbligo per quelle 10 malattie a cui facevamo riferimento all'inizio della trasmissione. Ecco, adesso mi viene in mente anche un'altra patologia che è legata alla meningite, insomma, anche questo aspetto, no? O addirittura, per fare il caso proprio più emblematico, ovviamente meningite, stiamo parlando di una cosa che insomma è cronaca, e vediamo che anche recentemente una ragazza
Mi chiedo, allora, il no al vaccino, il vaccino obbligatorio che può arrivare da chi è antivaccino, e magari c'è il sentore, non so, di una patologia, mi viene in mente il virus Ebola, e c'era gente disponibile a farsi vaccinare senza sapere che nemmeno il problema dell'Ebola esisteva. Ecco, questo spostarsi completamente della massa. Questo è un atteggiamento tipico di errata percezione del rischio. A volte noi non percepiamo come pericolose certe situazioni e altre che magari vengono più percepite come tali attraverso i mass media, Ebola e quant'altro, allora c'è la corsa a qualsiasi sistema purché questo ci permetta di sopravvivere. È successo per la SARS, è successo per l'influenza aviaria, è successo per Ebola, ma sul nostro territorio abbiamo dei patogeni reali che possono essere mortali: il meningococco, lo pneumococco, l'emofilus influenza di tipo B, tutti correlati con meningiti, con quadri meningitici possibili, per i quali il vaccino c'è, per i quali l'emofilus è un vaccino obbligatorio, quello dello pneumococco e del meningococco è tra i raccomandati, ma sono dei salvavita. Ecco, rispetto a questo aspetto, perché proprio qua a Ferrara, era in zona Emilia-Romagna, era capitato qualche mese fa, il caso della meningite che aveva colpito la Toscana aveva fatto sì che anche a Ferrara molti accorressero per farsi vaccinare, e a un certo punto l'azienda USL aveva spiegato: i vaccini ci sono, però insomma vacciniamo prima di tutto quelli che sono stati a contatto con chi abitava in Toscana o viveva in Toscana, non c'è questa, insomma, bisogna un attimo discernere. Bisogna, e così, fare la scelta in base a quella che è la disponibilità dei vaccini e delle possibilità di intervento reali. Per cui nel caso della meningite la situazione in Toscana è una situazione di un certo tipo, la Toscana è intervenuta in maniera pesante e anche molto efficace, in una situazione come quella dell'Emilia Romagna e della Liguria, che è la regione dove vivo, la situazione ovviamente confinante con la Toscana va attenzionata, è stata monitorata, i vaccini sono stati resi disponibili, ovviamente si è lavorato dove c'era necessità. Chi è che corre il pericolo più elevato di acquisire la meningite vera? Il bambino piccolo e l'adolescente, e lì si è lavorato soprattutto. Poi è chiaro che se uno si reca in una zona ad alto rischio è bene che venga protetto. Bene, allora abbiamo pochi minuti. Io avevo una domanda di uno sportivo che ci chiede: sono abbastanza allenato ad andare in bici, vado circa 3 volte alla settimana, e mi piacerebbe fare il Sella Ronda, il giro dei 4 passi sulle Dolomiti. Ci spiega: io lo conosco per lo sci, lo fanno anche in bici evidentemente. Consigli per prepararsi alla montagna? Questa persona, si riesce a capire se è di Ferrara o... No, però penso che vada in pianura, perché se chiede... Sì. Cosa cambia? Beh, sono curiosa di capire se è di Ferrara o meno. No, se è di Ferrara è ovvio che bisogna prendersi delle giornate, spesso si fa nel weekend, per andare ad allenarsi in collina. Comode dalle nostre parti sono i Colli Ugani piuttosto che tutto l'Appennino. Se la ronda è complicata. L'hai fatto? No, non l'ho mai fatto, ma è bellissimo, è bellissimo. Bisogna fare almeno una volta a settimana, per il periodo che precede la manifestazione, un po' di salita. Ma tu che cosa stai preparando? Adesso il consiglio insomma, che hai dato è questo, ma tu dici, insomma, che cosa stai organizzando oltre a dicembre, che ci hai già un po' detto che sarai impegnato su questa cosa, ma di novità, qualcosa di novità per l'anno che sta arrivando? Cercheremo di lanciare una novità per il 2018, è un format completamente innovativo. Posso dire che si terrà tra Ferrara e Bologna. Non ce ne vuoi parlare? No, vabbè, non insistiamo perché... Poi rubano le idee. Giustamente, quindi è innovativo. È innovativo, è come lo è stata per la Bike Night per l'Italia, anche questo qua è un format innovativo, e utilizzeremo l'intermobilità, quindi bici più treno. Ecco, qualcosina in più l'abbiamo scoperta, interessante questa, sostenibilità, cioè mobilità sostenibile. Quindi, io, Antonella, ho un'affermazione interessante che però la girerei in tono di domanda, che è anche un po' simpatica. Finita l'attività fisica, mi viene sempre una gran fame e penso che
alla fine sia inutile fare attività fisica se poi mangio il doppio rispetto al normale. Quindi non abbiamo un nutrizionista. Questa è un'affermazione, non abbiamo un nutrizionista, però è interessante sapere, appunto, spiegare un po' questa cosa. Abbiamo guarda, un minuto e 30 secondi, vediamo se c'è qualcuno che ha coraggio di rispondere. Non c'è il nutrizionista, però ci proviamo. È molto semplice, prima di tutto bisogna seguire le classiche regole della nutrizione, quindi non esagerare. Probabilmente questa persona può avere anche dei picchi glicemici e quindi avere questi attacchi di fame improvvisi. Bisogna cercare di riuscire a nutrirsi nella maniera dovuta pre-allenamento, in modo tale che poi durante la seduta e subito nel post-seduta la glicemia sia in una situazione di stabilità e quindi non vengano questi attacchi di fame che poi portano ad appesantirsi in maniera importante. Esatto. Bene, abbiamo, allora direi che andiamo verso la conclusione, naturalmente tutte le domande che arriveranno poi cercheremo di girare i nostri ospiti, tra l'altro rispetto all'orologio biologico, tema di cui ci siamo occupati la settimana scorsa, volevo dirvi che il professor Manfredini ritornerà qua con noi prima di Natale, quindi per rispondere alle domande che erano rimaste un po' sospese la settimana scorsa, mentre la prossima settimana noi, giovedì sempre alle 21.30 in diretta qua, ci occuperemo di prevenzione tumori, con particolare riguardo al tumore allo stomaco, ai polmoni, alla prostata, e parleremo di ricerca appunto con l'AIRC, che come avevamo detto la settimana scorsa farà un po' da filo conduttore alle nostre serate di Salute 3.0. Io saluto davvero tutti. Simone, immagino che tu ritornerai a casa in bicicletta. Assolutamente. Nonostante, anche se c'è la nebbia, ce l'hai garantito. Sì, 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 sì. Come sono le strade in questi momenti? Tranquillo? Non c'è traffico. Allora, grazie a tutti gli ospiti, grazie ovviamente grazie a voi. Chi ci ha seguito da casa. Appuntamento qua, Salute 3.0, giovedì, sempre alle ore 21.30. Grazie.